Grande festa ad Altarello, frazione di Giarre, per i 100 anni di nonna Pippina, Giuseppa Messina, nata a Zafferana Etnea il 25 maggio del 1920. Un secolo vissuto lavorando e amando e che oggi la vede stretta nell'abbraccio collettivo di parenti, vicini e amici. Da tutti ben voluta, la signora Messina, a 25 anni sposa Giuseppe Faro, deceduto poi negli anni 80. Il marito è già vero. E con 5 figli. Nonostante i familiari di Pippina siano titubanti sulla solidità di un matrimonio con un uomo che porta con sé un impegno tanto importante, lei consapevolmente sceglie di crescere quei figli, l'ultimo dei quali di appena 7 mesi, come fossero suoi. A questi se ne aggiungeranno poi altri 5 che avrà con lo sposo, per un totale di 10 figli, 19 nipoti e 16 pronipoti. Come lei stessa ci racconta, con la stessa luce negli occhi dei suoi 25 anni e l'immutato amore per il marito defunto. Io ho 26 anni ho fatto, sì, quando di fatto mi sono sposata in municipio, ci ho detto 26, no signora, lei ne ha 25, le 6 rivedo, quanto lei l'ha fatto 6, no, 25? Gioia, perché ho sentito, avevo 50 anni, è venuta mia mamma, tu sei 16, ma quanto avevo fatto? Se fai una cosa che hai, fai dei figli, io veramente ti levo la mamma di mia fratella che oggi è morta, mi disse Cristina, dici, Davide tu, non credo, dici, che hai spiegato con tuo marito, dice allora, e torni in casa, no, già ti dissi, io lo voglio, me lo prendo e lo devo, non faccio, magari che non mi rispetto, ma in casa non ci torno più. Invece tutto il contrario, che mio marito non rispetto nessuno e non mangio, non ci credo nessuno. Quando le chiediamo il segreto per spegnere 100 candeline, lei ci dice lavoro. Fino ad 80 anni, infatti, Giuseppa Messina ha badato agli animali e ha fatto il pane con le sue mani. Mani di donna e gran lavoratrice, che ci tiene a dirlo, è riuscita, insieme al marito, ad avere una casa tutta sua. Che ne sei, lavoro, signora? Lavoro è lavoro. Lavoro è lavoro. Dicendo se dovevo nei buoi, certo che lei, ma chi conosce? Doveva, ci andavamo passati, perché adesso mi sia Dio e è tutta mia. Sì, sì, perché io lo caro, io proprio posso. Poi mi ha detto che è grande, che oggi è morto. C'è mamma che mi chiamavano mamma, eh? Sì, 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 lo posso dire. Mi chiamavano mamma, ma sorge la mamma, si è rispettata come mamma, perché la vostra mamma non c'è più. Ma dovete rispettare come mamma? Così è stato. Volete, e mi vorrei bene, bisogna dire le cose. Faccio figlia mia, e io vedi i beni, ma io quando mi cresci, io non ho nessuno di gioia mia. Non senza soldi, senza roba, senza niente. E io la perdessi tutto punto, poi veniva a dire sempre c'è la fede, veniva a fede, come tu, ci avevano sempre di pezzi, allora mi pigliava, mi cuseva, mi tagliava e mi disteva. Grazie, penso. Faccio gioia mia quando mi ha visto. E siamo su un signori. E la felicità di nonna Pippina a 100 anni sta in tutto quello che è riuscita a costruire e mantenere con abnegazione e cura. La felicità è in quell'amore che ha avuto la fortuna di vedere moltiplicarsi e tornarle indietro arricchito della dolcezza che raccontano i suoi occhi azzurro cielo. Signora, lei è contenta di spegnere queste 100 candeline? Sì, sì. Che vuole dire ai suoi parenti che sono qua oggi? Che sono contenti, certo. Sono contento che tutti i figli e nipoti sono, perciò... Me lo racconta... Io sono stata brava, perché se non ero brava, proprio da ragazza,
ragazzo, quando faccio con mio marito, perché mio marito era un santo, mi toglieva 5 centimetri, è giusto? Signora, auguri. Io sento il diabete. Auguri. Buon Dio, sono capito. Due mie. Alla festa era presente anche il sindaco di Giarre, Angelo Danna, che insieme alla moglie ha donato un omaggio floreale alla signora Messina. Oggi la signora Giuseppa Messina compie 100 anni, un traguardo ancora più importante, ancora più di speranza in questo periodo di ripartenza. È un compleanno che da un punto di vista anche simbolico rappresenta molto. Sì, perché dando tantissimi auguri alla signora Giuseppa, alla nonna Giuseppa, che oggi appunto con l'affetto di tutti i suoi cari, dei suoi figli, dei suoi nipoti, pronipoti, festeggia una ricorrenza importante. E come diceva lei, farlo in un periodo in cui soprattutto gli anziani hanno sofferto, e abbiamo visto in tante parti d'Italia e in tutto il mondo quanta sofferenza si sta generando, è veramente un segno di grande speranza, speranza nella possibilità di vivere una vita con grande signorilità, con grande dignità. Una signora che appunto anche nelle poche parole che abbiamo potuto scambiare ama ancora leggere, una signora che vive la sua vita con un suo equilibrio, con una sua serenità, una signora che sicuramente ha vissuto, mi diceva poc'anzi a questo proposito, che non ricordava una situazione così particolare, così grave come quella che abbiamo e stiamo in parte vivendo ancora oggi, ma una signora che appunto ha portato avanti la sua vita con grande lavoro, un grande sacrificio, crescendo tanti figli, 5 figli naturali, 5 figli che ha trovato perché sposò appunto il marito buonanima che era già rimasto vedovo, e lo ha fatto proprio sapendo dare quel senso di unità, di affetto che oggi è testimoniato proprio dalla presenza di tutti, che tutti hanno voluto festeggiarla. E quindi anche noi come sindaco di questa città, come amministrazione, quando veniamo a conoscenza di queste fatte e veniamo invitati, siamo veramente felici, perché diamo anche un senso al nostro impegno, diamo un senso a quello che è una comunità. La signora in fondo in questo momento è la nonna di tutti i giarresi in qualche modo, è appunto un motivo è un esempio che speriamo in tanti possono emulare, e ovviamente a lei auguriamo ancora tanta, tanta salute, tanta possibilità di vivere il tempo che le rimane con questa armonia, con questa pace, con questa salute, che è un bene importantissimo. La salute, che appunto tante volte lo si dà per scontato, non è questo, è un qualcosa che ogni giorno la si deve in qualche modo avere, e questo lo si fa anche con uno stile di vita equilibrato come la signora Giuseppa poc'anzi in qualche modo ci faceva anche capire. Quindi un augurio affettuoso, un augurio della città di Giarre alla nonna Giuseppa, che veramente possa essere per tutti noi un esempio da poter vivere e imitare.